sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci vediamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. No, è stato permesso. Ok, ok. Allora, vogliamo sentire un attimo la nostra carissima amica Flora Rucco, presidente delegata Regione Lazio. Un attimo che, solo che vuole declamare la poesia. Sto scrivendo la dedica per Milena. Sì. Flora, dai, vieni. Niente, sono felice di essere cosa qui. Dedica la poesia. Praticamente ringrazio moltissimo Angela Tiberi per il suo impegno sociale e culturale. Veramente è carica di amore e di sensibilità. È una persona che abbraccia tutti e promuove tutta la cultura dell'Agropontino. In questo luogo è molto bello, invece è interessante, mi fa piacere di essere venuta qui. Ho fatto anch'io il mio piccolo viaggio, vengo da Formia, ci ho messo quasi un paio di ore per venire. Però Angela merita veramente. Tutte meritiamo, sì, insieme. Facciamo, sì, parte della Dila. Sì. L'anima è la Dila, da Ischia l'arte tutti. Se ho detto che avrei fatto parlare a tutti perché io non parlo, ma faccio parlare tutti. Sono anch'io in questa.
questa splendida antologia che ha curato con Lucia Fusco. E diciamo che l'amore per la madre accomuna tutti i popoli del mondo, però volevo anche sottolineare una cosa, che in questo momento così drammatico più che mai abbiamo bisogno di risvegliare la maternità del mondo. Devono veramente accorrere tutte le madri, perché sono il simbolo della pace, dell'amore universale. E quindi da millenni non hanno mai partecipato a guerre e sono il simbolo della creazione. La donna crea la vita, e le madri hanno più che mai in questo momento un ruolo importantissimo, planetario, che è quello della salvezza del creato, perché c'è la madre terra che in questo momento sta soffrendo moltissimo per tutto quello che sta succedendo, tutti questi stravolgimenti climatici, l'inquinamento, e che poi ci rende pure disperati in tutti i sensi. Veramente c'è la follia del mondo che assale la terra, e quindi c'è bisogno dei valori della maternità, dell'amore universale e della pace. Io ho scritto una poesia che voglio declamare, che ha nominato pure quel signore che se n'è andato, le madri mediterranee, perché mi sento una madre mediterranea, e siccome sono anche la segretaria del Museo delle Donne del Mediterraneo, dove c'è anche Manuel Servi, dove è stata anche lei, e stiamo facendo il primo museo delle donne del Mediterraneo del mondo a Procida, e stiamo facendo proprio una grande ricerca sui valori della donna mediterranea, e stiamo raccogliendo reperti per creare questo museo. Allora, nell'onda di questo fermento, ho scritto le madri mediterranee che vorrei declamare. Allora, ascoltiamo un momento questa poesia molto bella, sicuramente già il tema insomma ci ispira. Prego. Scusa, dobbiamo farlo insieme per questo ricordo. Le madri mediterranee cullano con lo sguardo infinito i teneri germogli di vita. Tessono la stessa trama di mitezza, impastano parole di pane, sfamano il mondo che ha fame, intrecciano solidarietà, creano bellezza, intonano lo stesso canto, l'incanto di fiabe cullate dal vento, pulsano lo stesso sangue, nello stesso respiro del cosmo, avvolte dal silenzio, piangono gli stessi addii come petali al vento, donano fiori con le anime profuse di speranza, figli sparsi per il mondo, provano lo stesso dolore, amano con lo stesso ardore. La lontananza è un filo di piombo che attraversa e lacera ogni cuore. E vibra l'anima vivida di ogni colore nel cuore della vita infinita delle madri mediterranee. Bravo! Allora io devo dire, scusa Robè, devo dire una cosa molto importante. Bello. Vieni un attimo qua con Maria Subino, per favore. Ti posso avvicinare? C'è un libro di Lucia Fusco che deve declamare la sua poesia. Ah, era loro questo. Allora devo dire, tra le madri mediterranee, scusa, per registrare questo che sto dicendo, scusa, devo dire una cosa molto importante. Allora, tra le madri mediterranee,